video e benvenuti in un nuovo MacBang dove rispondo alle vostre domande. Da voi avete visto anche dall'immagine di copertina, oggi andremo a provare questo wrap, tortilla wrap della GoT7 vegetariano. Raga, qua c'è scritto che è vegetariano, quindi la mia volta ve lo dico, sono queste qui che trovate sul sito di un supplement e come sempre avete il mio codice sconto che gira 010. Allora, ovviamente prima di andare a rispondere alle domande facciamo la prova del taglio e vi faccio vedere l'interno. L'ho fatto con il macinato misto di manzo magro con sottiletta e rucola. Ve lo faccio vedere, infatti mo prendo il telefono. Scusate se sentite rumore che ho il balcone aperto perché raga fa troppo caldo. Ok, stava cascando tutto. Oddio. Assaggiamo. Mamma mia, che buono. È buonissimo. Super morbido, mi piace. Allora, vi dico i valori. Allora, in totale io ne ho fatte due perché pensate che una è 47 grammi e ha 140 calorie, 4 grammi di grassi, 15 grammi di carboidrati, poi vabbè, zucchero 1,0, fibre 4,1 e proteine 9,9. Quindi ha 10 grammi di proteine per wrap, tortiglia, come vogliamo chiamarlo, così lo chiamiamo. Vado a riprendere anche le vostre domande. Non sono tantissime, però sono molto sostanziose. Allora, ok, penso che ci siamo fermati qui l'altra volta. Allora, non so il tuo nome perché non sta scritto solo il nickname. Cosa pensi dei sostituti di uno più pasti? Sì, ho letto bene, ok. Allora, no, vi devo fare il video di questo perché è troppo bello, aspettate. Moment, please. Do tutto il telefono. Andiamo. Allora, io penso che tu ti riferisci, io penso che tu ti riferisci, che ne so, agli shaker proteici, perché non so a cosa ti riferisci, perché non mi hai specificato. Però se vogliamo parlare tipo degli shaker proteici, ci sono veramente molte persone che prendono gli shaker a caso. Cioè raga, con tutte le cose c'è un senso adatto di come prenderli e quando prenderli. Nel senso, quegli shaker proteici che vedete tanto girare sui social, che ci sono quelle persone che si fanno quei bibitoni e dicono questo, io con questo sostituisco il mio pranzo. Cioè ragazzi, a quanto è impossibile sostituire un pranzo con quello shaker proteico? Perché molto spesso anche per questo si dimagrisce, perché pensate che voi un pasto la devo sostituire con quello shaker proteico, specialmente se lo fate con l'acqua, non avrà neanche 100 grammi. Vabbè, mettiamo che ha 150 calorie e voi in un pasto normale ve ne mangiate pure 500, ci sta già là le prime differenze proprio di calorie. Il mio consiglio è quello di non fare con questi shaker di sostituire un pranzo o una cena, perché raga non si fa, cioè è sconsigliato proprio farlo. Molte persone lo fanno, a volte ci sta che
Oh, per fretta non riuscite a fare il pranzo, allora vi fate uno shaker proteico che vi mangiate vicino qualche galletta, un po' di frutta secca e poi sapete che voi tra un paio di ore andrete, tipo ritornerete a casa e vi fate tipo un bel pranzo. Allora ci sta, quello lo potete usare come uno spuntino, come se state in viaggio e non vi volete fermare all'autogrill, allora ci sta. Quello sì, però non sostituire proprio un pasto, perché farlo quando poi vi potete mangiare del cibo solido, del vero cibo? Perché bene o male quello shaker proteico dopo un po' non vi sazia neanche. Tipo molto spesso invece io prendo, oppure a volte anche no, dipende anche dalla giornata, dalle situazioni, io post allenamento dopo una mezz'oretta circa, ma neanche a volte, dipende da quanto ho i miei tempi. Mi organizzo sempre in base a quello, se non ritorno a casa allora mi faccio uno shaker di proteine isolate, ma poi già so che io tra un'ora, un'ora e mezza andrò a fare il mio pasto tra 2 ore, però per non aspettare così a lungo mi faccio uno shaker proteico, perciò raga bisogna sempre dosare e conoscere. Cioè, fate questa differenza con questi shaker proteici perché spesso sostituiscono i pasti proprio con questi shaker proteici. Ne vedo veramente tante di queste cose. Sofia. Io mi sto sporcando tutta. Come va la costruzione della home gym? Benissimo. Ieri ho iniziato a costruire qualcosa. Più che altro a montare qualcosa. Però poi c'è la grande, per fine luglio ho finito. Ma se tutto va bene, penso già di questa settimana di incominciare un po' ad allenarmi, vediamo un po' se riesce ad arrivare l'ordine in tempo. Leo, un bacio. Cosa cambieresti del tuo carattere e su cosa lavoreresti per migliorarlo? Allora, io ho un difetto, sono troppo impulsiva. Cioè, raga, veramente molto spesso fa mia sorella, tu prima di fare le cose conta fino a 10, ma io mi fermo a 1 e parto. Cioè, raga, sono troppo. Però purtroppo fa parte del mio carattere, quindi non so che non posso cambiarlo. Ci posso lavorare su, infatti molto spesso evito molte cose. Evito di dire perché proprio mi stufo proprio in partenza, dico vabbè, causa persa, evitiamo, però sono troppo impulsiva, troppo. Si dice impulsiva? Sì, si dice così. A me vengono i dubbi. Poi, come cardio fai passeggiata o anche altro? Un bacio anche a te, solo che non si capisce come ti chiami. Allora, io preferisco come cardio sinceramente camminare all'aria aperta. Perché sinceramente io mi annoio da morire a mettermi sul tappetino. E camminare. Poi, hai mai fatto i capelli ricci? Sarebbe bello facessi un video prima e dopo. Allora, li ho fatti. E sinceramente erano bellissimi, li feci quasi un annetto fa, quando andai a fare la prova per i capelli dal parrucchiere, mi fece i capelli ricci, giusto perché avevamo fatto le varie prove, quindi mi fece questi capelli mossi e mamma mia, mi piacevano tantissimo, però dopo 2 o 3 ore lisci di nuovo, perché i miei capelli proprio, il mio capello proprio non regge il riccio.
Allora, potessi fare video come morning e night routine? Mi piacerebbe, però io non faccio niente di particolare, quindi sincera, non saprei neanche cosa farvi vedere. Però dai, vediamo un po'. Comunque, raga, questo wrap è buonissimo, mi piace davvero tanto tanto tanto. Infatti all'interno ce ne sono 5, se non sbaglio. Lo riacquisterò sicuramente. Credi in Dio? Sì, io credo in Dio. Marti, un bacione. Sei attualmente in cut? Sei andata a tracciare i macros dopo la quarantena? Un bacio. Sì, io sono dopo la quarantena subito, sono ritornata di nuovo. Cioè io veramente facevo settimane in cui non tracciavo e poi che tracciavo, quindi un po' così, oh. Però sì, sono comunque ritornata a ricalcolare i macros e ho... Per quanto riguarda le mie valori, ho abbassato un po', cioè di solito tipo in quarantena sono state sulle 2000, ma adesso già 1800. E infatti, ragazzi, pensate che io dopo, cioè pure nel periodo dell'esame, come già avevo detto, stavo veramente bassa di calorie. Io stavo giornate proprio pure a 1100-1200, perché io. Non riuscivo proprio a mangiare dalle tante cose da fare, da intrecciare tutto, cioè veramente arrivavo la serata che andavo ad aprire l'applicazione, entravo 1100-1200, facevo, mio Dio. Infatti quella domenica mi concedevo sempre il pasto libero. Valeria, un bacione. Sei uno splendore, grazie. Cosa ne pensi degli youtuber attuali e cosa ha rappresentato per te YouTube? Youtuber attuali, niente di particolare, cioè ognuno è libero di fare ciò che vuole. Cosa ha rappresentato per me YouTube? Tanto, raga, YouTube mi ha fatto vincere la paura della timidezza. E veramente mi ha spronato tanto su tanti punti di vista. Poi ho conosciuto persone fantastiche, quindi ringrazio molto YouTube per questo. E poi. Mi ha aiutato tantissimo condividere con voi quello che stavo trascorrendo, e anche questo mi ha dato la forza per andare avanti e per superare tantissimi ostacoli, tantissime paure. Quindi devo, cioè, ringrazio veramente tanto YouTube, ma non proprio YouTube, ma voi, perché so che io sono di aiuto per tantissime persone, ma anche voi dovete sapere che sei stata davvero una svolta per me. Mi avete aiutato tantissimo con i vostri commenti, con il vostro affetto, con il vostro supporto, veramente tanto tanto tanto. Quindi sapete che io vi voglio un mondo di bene. Poi, cosa ne pensi di quelli che ti scrivono che sei fuori forma, sei bellissima, un bacione? Allora, raga, io sinceramente me ne frego. Me ne sono sempre fregata e continuerò a farlo. Una persona non si giudica da metà busto o da tipo di vestiti che una persona fa indossare, come una ragazza che mi ha scritto tipo un commento, qualche mi ha scritto: tua sorella si è arrivata a prendere il commento proprio perché quello è proprio che c'entra un po' tutto quel commento. Che io sinceramente non volevo neanche rispondere. Infatti, pensate che io ho letto questo commento quando stavo andando ad Amalfi in macchina. E io sono stata lì che guardavo questo commento e dicevo: mamma mia, ma la gente quanto è cattiva. Una domanda: come mai è più magra tua sorella che non segue una dieta pulita? Metabolismo a parte, tu seguendo una dieta pulita dovresti essere in forma. E poi mi ha detto: no, ma non è un'offesa, io non sto offendendo nessuno. Cioè, raga,
mettetevi pure nei panni delle altre persone. Una persona che sente dire così, non dico me perché a me ve lo ripeto e ve lo ripeterò sempre, a me non interessa, però io quando leggo questi commenti mi metto sempre nei panni delle altre persone, perché dico, io che parlo con tantissime di voi, conosco tantissime di voi e so un po' i problemi e le difficoltà che si ha per andare avanti, specialmente quando una persona sta vivendo un brutto periodo. Quindi, dico io, prima di scrivere delle cose, collegate il cervello e poi scrivete, oppure lo pensate, tenetevelo per voi, perché adesso voi, io spero sempre che, guardate, quando dico questi commenti che io leggo, questi commenti come io spero che me li scrivano solo a me, perché dico io a me non me ne frega proprio di quello che dicono, di quello che pensano, quando mi dicono soprattutto queste cose, io ci passo sopra. Però spesso io penso proprio a quelle persone che stanno già vivendo un periodo difficile, che non stanno bene con se stesse, ma stanno facendo veramente dei sacrifici per andare avanti, dei sacrifici per amarsi sempre di più e poi ricevono, se è che su YouTube, che su Instagram, questi commenti, voi quelle persone le demolite proprio. Forse voi quando scrivete vi pensate che... Forse voi dall'altra parte avete un carattere forte, allora dite vabbè, ma dovete pensare che non tutte le persone sono come voi, che voi scrivendo una cosa del genere, che per voi può essere una stupidaggine, però una persona che sta facendo tanto per migliorarsi sempre di più, per accettarsi, pensate sempre, se vi arriva un messaggio del genere, ma cosa succede? Ma perché non ci pensate quando scrivete le cose? Io questo dico, che me lo scrivete a me ormai non me ne frega più. Prima ci potevo rimanere male, ma adesso non me ne frega più. Infatti, io quando ho letto questo commento, io ci pensavo, ma lo sapete perché? Ma no, perché non sapevo cosa scrivere. Avevo per dire, ma mo che gli dico a questa? Mo mettiti a spiegare di nuovo tutto. Infatti mi sono voltata un po' male, ma perché? Oh, quando uno ne ha proprio stufe le scatole, dice, ma questa è l'ennesima persona che non capisce, secondo me. Ma poi come fai a giudicare una persona che la vedi metà? Ok, poi soprattutto ultimamente dal blog forse avete potuto vedere, a giudicare se è che non sono in forma. Punto 1, non mi hai visto in costume. Punto 2, non mi vedrai mai. Punto 2, perché proprio a me mi dà fastidio proprio farmi vedere. Solo l'anno scorso ho messo qualche foto su Instagram così. Punto 2, non sei qui con me, quindi, cioè... Non so lei cosa ha voluto dire questa cosa, sto proprio in forma, chi se ne frega. Però devi sapere, cara mia, tu dici, no, sentivo dei rumori, tu dici, io lo so anche io che mi alleno da 4 anni. Secondo me ne capita niente. Perché devi sapere che ogni persona è a sé, cioè c'è chi vuole assomigliare più ad un corpo di una bikini e quindi prende un'altra strada, quindi ha il corpo predisposto a quello e prende un'altra strada. Ci sta chi si fa un culo così e gli addominali non li vedrà neanche morta. Quindi ogni fisico è a sé. Se io voglio essere così, perché mi amo così, cercherò sempre di migliorarmi, ma lo farò per me stessa, non perché tu o le altre persone mi dite che non sono in forma, che mangio di più. A me non me ne frega proprio. Devi sapere che tutte le persone, quando fanno un percorso, ci sono comunque entrambi i percorsi. Io adesso sono restata ferma perché non mi sono allenata, però io quest'anno... Non lo dico a te, lo sto dicendo proprio in generale. Potevo arrivare ad una condizione fisica partendo da marzo, no, avevo iniziato già a febbraio. Da fine febbraio fino adesso io riuscivo a portare una condizione fisica, ma per me stessa, che secondo me io sarei rimasta proprio soddisfatta. Però non ci sono riuscita, ma non per colpa mia, ma perché ovviamente c'è stata questa emergenza, ma mi rifarò nei prossimi anni e sarà una grande rivincita per me stessa. Perciò, raga, andate sempre avanti per la vostra strada, perché la gente non capirà niente, perché non so se non vuole capire, oppure non si informa e quindi parla a bambera, perché ormai si sa che molte persone, non sapendo più quello che devono dire, parlano, parlano, parlano. E niente, quindi io penso di essere stata chiara, perciò, raga, a me... Posso dire quello che vuoi, non stai in forma perché non hai l'addome scolpito, è perché hai il sedere più grande, hai queste spalle che ti sembri un uomo. Raga, a me non me ne frega niente. L'importante è che io mi amo. Amatevi e andate avanti per la vostra strada, perché alla fine voi andrete avanti, ma chi vi ha sempre giudicato resterà indietro, indietro, indietro e vi osserverà.
E poi pure quando avrete il fisico più bello di questo mondo, verrete giudicati perché ha il quadricipite un po' più grande e è quello un po' più così e i polpacci non ce l'ha. Uff, raga, rilassatevi. Se tu, ti parlo a questa ragazza del commento che non so mai se vedrà questo video, se tu ti alleni da 4 anni e sei soddisfatta di te stessa, ma ben per te, vai avanti. Cioè io non lo so, guardate raga, è assurdo, ci sono persone veramente che sono assurde, quindi io mi amo, l'ho sempre detto, lo dirò all'infinito, mi amo e vado avanti, punto. Io devo stare bene con me stessa, poi del resto a me non mi interessa. Quindi per me potete dire quello che volete, se non vi piaccio, ci sta sotto, mi è scritto Giulia Ambrosino, iscriviti, iscritto, se cliccate su iscritto, mettete e vi togliete dal canale e vi togliete dalle palle e avete fatto. E quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver reso un po' il concetto, perciò dovete capire che ci sono due tipi di fisici. Se voi state di qua, io sto di qua, basta raga. Cioè è inutile che vi soffermate sempre sulle stesse cose, basta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è un po' polemico, ma ci voleva, ma non capiranno mai. Cioè veramente dovrei prendere questa parte, dovrei fare un video a parte, dovrei mettere ogni commento che mi arriva li riporto qua. Secondo me così devo fare. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!